Signori, ho comprato tutto Dragon Ball, tutto, ma proprio tutto. Sto caricando il prossimo episodio dei vlog, che per voi in realtà è lo scorso episodio. Siamo tornati in fumetteria per comprare Dragon Ball. Sono preso. Signori, ho comprato tutto Dragon Ball Super, dal volume 1 fino all'ultimo disponibile ad oggi, che è il 21. Ma vi spiego il perché di questa scelta. Guardate qui. Nella mia libreria io non ho praticamente nessun manga, se non una serie, ed ovviamente è la prima serie di Dragon Ball, dall'1 al 42. E come ho detto nello scorso video, questa serie la acquistai ormai 10 anni fa con Elia, ed è stato uno degli acquisti migliori che potessi fare, anche perché disegni stupendi, Toriyama, signori, incredibile, ma proprio una storia incredibile che tutti conosciamo, perché Dragon Ball e Dragon Ball Z, chi non la conosce? Anche se i ragazzi di oggi, ma poi ci arriviamo. Comunque, ovviamente, qua per completare la collezione dovevo decidermi ed acquistare Dragon Ball Super. Ed è da diverso tempo che valuto questo acquisto, perché dovete sapere che io non ho mai visto Super. Ai tempi vidi il primo film, La Battaglia degli Dei, La Resurrezione di Freezer. Non mi convincettero abbastanza e quindi mi sono detto dovrei forse comprare i manga e dargli una chance in lettura. Finché poi, purtroppo, di recente è morto Toriyama. Dragon Ball come brand ha comunque in questo periodo spinto un po' di più per catturare anche i giovani di oggi, che purtroppo non hanno avuto la crescita accompagnata da Dragon Ball normale e Z come abbiamo fatto noi. E poi soprattutto Amazon Prime Video ha messo a disposizione le prime serie di Dragon Ball e Dragon Ball Z, quindi mi sono detto ok, è arrivata l'ora, prima di giudicare o criticare Super devo dargli una chance. E ho speso anche un bel po' di dindini, però, ehi, ci sta. Io, signori, sono nato nel 2000, quindi faccio ancora parte di quella generazione cresciuta con Dragon Ball. E sono sceso in cantina per farvi vedere una cosa, perché dopo il trasloco di tanto tempo fa, ormai tutto il materiale della mia adolescenza è stato riposto qua giù. E già riesco a vedere qualcosa. Bellissimo, guardate quest'album, che figo. Album completo. Signori, le Lamin Card. Non c'è odore che più mi faccia tornare indietro che quello della plastica delle Lamin Card. È lui. Tra l'altro, Super Saiyan 3. Tamarrissimo, ma magnifico. Tra l'altro qua c'è tutta la roba di Spider-Man che ho utilizzato per il video quando è uscito Spider-Man No Way Home, perché sono cresciuto io a Dragon Ball e Spider-Man. Quel video è molto carino, ve lo lascio qua sopra, recuperatevelo, perché anche quello è molto... Sinceramente speravo di trovare una situazione un pelino più agevole. E speravo di trovare più Dragon Ball a portata di mano. Provo a fare un'esplorazione. Signori, ho trovato una scatola. Oltre all'autografo di Dan Peterson, clamoroso, e anche quello di Robert Torri, ho trovato loro. Queste sono le Lamin Cards che regalavano per la visione al cinema del film Dragon Ball Super Broly. Mummia, Sorbet, Great Saiyaman, terrificante, Bulma e Vegeku. E sentite che storia. Praticamente quando è uscito Dragon Ball Super Broly, ai tempi dissi ad Elia, che avete visto nello scorso video, recuperatevi l'episodio del vlog, beh, dobbiamo andarlo a vedere. Il film è alle 9:30 alle Befane a Rimini, quindi tra tutto mezz'ora da Falciano per arrivare lì. Gli dissi vieni la sera alle 7 a cena da me, mia mamma fa la pizza. Dovete sapere che a quei tempi Elia era in ritardo sempre, affidabilità molto molto bassa. Quindi ovviamente se il film era alle 9:30, si è presentato a casa mia alle 9:21. Panico, prendo il padellone della pizza, una teglia grossa così, metà salame, metà tonno, la incelofano, la incarto tutta e la porto via. Montiamo nell'appunto, ai tempi lì aveva l'appunto. Lui mi guarda e mi fa, ci mettiamo 7 minuti ad arrivare giù. Signori, VRC, ve lo giuro, Rally Legend, siamo tra le campagne, Cerasolo, Spedaletto, Gaiofana, tutte le curve al limite, incredibile,
siamo arrivati in tempo. Il problema è che io avevo il padellone della pizza, così io non potevo andare al cinema col padellone della pizza. Così ho avuto un'idea. Visto che era tutta incartata, ho preso questa pizza grossa così, l'ho messa in verticale e me la sono infilata sotto la maglia. E sono entrato al cinema così. Morale della favola, abbiamo visto il film, abbiamo mangiato una pizza gigante in sala ed è stata una bellissima serata che è diventata anche una bella storia da ricordare. Ci è andato anche le figurine. Ma vogliamo parlare di quante ore passate a giocare a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3? Ma di cosa stiamo parlando? Tutto questo per dire che cosa? Toriyama, quando ha disegnato Dragon Ball, non aveva idea che avrebbe segnato un'intera generazione. Perché tutti i fan di Dragon Ball sanno che non è soltanto un manga pieno di botte da orbi, ma è un manga che ha accompagnato dei ragazzini durante la loro crescita insegnandoli valori come l'amicizia, il sacrificio, l'allenamento, l'altruismo. Tuttavia, però, qualche mese fa è successa una cosa un po' grave e la voglio condividere con voi. Però adesso devo fare una cosa pazza, quindi accompagnatemi perché è molto divertente. Ma quanto è grosso sto coso? Bentornato sul canale. Oh. Che sporonata. E subito un richiamo dell'Albania. Praticamente nell'episodio della mia nuova auto vi ho detto che per i concessionari a Volkswagen, Audi e Skoda locale io produco contenuti social e oggi abbiamo fatto con Giacomo, che vi ho già parlato sul canale, una bellissima spedizione in esterna con questo gigantesco nuovo Amarok. Niente, produciamo un po' di video, qualche foto, le vedrete sul mio profilo Instagram @semprinijacopo. Tra l'altro oggi giornata paradossalmente perfetta perché c'è una luce molto molto particolare e molto gialla perché nell'atmosfera c'è la sabbia direttamente dal deserto. Signori, eccoci qua, siamo rientrati dall'avventura. Le foto sono venute veramente una bomba. Comunque, torniamo a noi, torniamo al nostro Dragon Ball. Prima di dirvi il problema grosso che ho notato su alcune persone, voglio dire due parole su questo Dragon Ball Super. Allora, in questi giorni ho iniziato a leggerlo e me lo sto divorando. Ho letto i primi 5 in pochissimo tempo e sono arrivato, che ho finito la saga di Black Goku e iniziato quello che dovrebbe essere il torneo del potere. Cerco di darmi una regolata perché finora ce ne sono solo 21 e non voglio finirli subito perché escono ogni 2 mesi e dopo non voglio aspettare, quindi cerco di fare il bravo, ma è veramente difficile. Mie considerazioni, allora, in breve, numero 1, Dragon Ball e Dragon Ball Z, quindi i primi manga, sono imbattibili, inarrivabili, però per ora non è terribile Super. Super è bello, finora, ripeto, sono arrivato al 5º, mentre Dragon Ball e Dragon Ball Z secondo me sono su un'altra categoria, semplicemente, ma anche per forza, perché a un certo punto le cose si ripetono. Non sto qui a fare la recensione delle saghe e andare nel dettaglio, magari lo farò quando li avrò letti tutti, però in generale mi sto divertendo, lo ammetto. E secondo me la giocata giusta è leggere il manga per diversi motivi. Il primo è la rapidità, perché gli episodi anche di Dragon Ball e Dragon Ball Z sono troppo lenti, troppo lenti. Invece col manga sei veloce, vai tu alla velocità che desideri, ti godi anche i disegni, è veramente una bellissima esperienza. Ovviamente questa è, penso si chiami come quell'altra, la Evergreen Edition, quindi questa è quella proprio classica. Il nostro caro Toyotaro se la cava bene a disegnare, dai, non sento grosse mancanze. E in più penso che a livello proprio di puntate di anime in televisione non siano arrivati fino a questo punto, a parte i film e qualche saga. Quindi io direi che la scelta più giusta, secondo me, è leggere il manga, anche se costa, perché comunque è sui 5 euro a volume. Secondo me ben spesi, poi ognuno fa i propri calcoli. Sono sincero, me li sto proprio godendo. Sto lasciando tutto il mondo esterno e proseguire, mentre io mi prendo uno di questi, mi siedo, mi stendo, mi metto sotto la coperta col cane, nel chill più totale, e mi godo una bellissima esperienza. E la cosa che più ho apprezzato è che è veramente coinvolgente, ma questo è Dragon Ball. Ok, vi racconto. Qualche mese fa
ho incontrato un mio cuginetto. Cuginetto che deve iniziare, se non sbaglio, la prima media. Quindi 10-11 anni. E parlando mi ha detto che nell'ultimo periodo è molto molto appassionato di Harry Potter. E ci sta, sono contento. Anche a me piace molto Harry Potter, i film li ho visti mille volte. Top. Questa è la mia pergamena di laurea. Comunque, parlando, gli ho detto: e invece Dragon Ball, ti piace? Ti è piaciuto? Lui mi ha guardato e mi ha detto: che cos'è Dragon Ball? Signori, prima media, mi è venuto un buco nella pancia ed è stato alla fine uno spunto di riflessione. Genitori all'ascolto, giovani genitori all'ascolto, se ci siete, per favore, fate vedere o fate leggere ancora meglio Dragon Ball ai vostri ragazzi. Fidatevi, non è un racconto dove si prendono a schiaffoni. Come ho detto prima, è un racconto che ti insegna dei valori importantissimi per la crescita. Importantissimi! Anzi, ragazzi all'ascolto, in generale, se non siete, ma strano, se non siete fan di Dragon Ball, dategli una chance, fidatevi di me. Amicizia, sacrificio, altruismo, famiglia, curiosità, spirito di avventura. Toriyama quella volta ha davvero fatto crescere bene più o meno una generazione. E non fermiamo questa cosa, soprattutto in un periodo dove siamo tutti un po' fuori di testa, ammettiamolo. Quindi, riguardo al mio cuginetto, che secondo me è un ragazzo molto intelligente, ho sentito una certa responsabilità. Signori, tra un paio di giorni è Pasqua e quindi il mio colpo di genio per instradare in maniera sussultoria alla carriera e alla passione verso Dragon Ball, ho deciso di regalare l'uovo di Pasqua di Dragon Ball. Signori, ci siamo? Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate riguardo, fatemi sapere il vostro primo ricordo di Dragon Ball. Noi ci vediamo alla prossima avventura.